tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Strage alla lanterna di Corinaldo, il pubblico ministero chiede l'archiviazione per due ragazzi indagati nell'inchiesta. Si terranno domani i funerali di Ottavia Salvini, la 46enne fanese stroncata da un malore mentre passeggiava lungo la spiaggia dell'Arzilla. Ancora maltempo e mareggiate nel fine settimana a Fano, la protezione civile è impegnata nel monitoraggio del lungomare, dai primi di dicembre arriverà il freddo artico e neve a bassa quota. In migliaia per il Natale che non ti aspetti, raddoppiate le presenze a Monbaroccio, mentre a Pesaro show di luci, giochi d'acqua e musica per l'accensione dell'albero con 80.000 luci a LED. Sabato prende il via a Fano il programma del Natale Più, tra le novità un trenino per arrivare in centro e le collaborazioni con il Carnevale e Passaggi Festival. Tra poco, dopo il telegiornale, torna in diretta Primo Cittadino con il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Dunque, la Procura dei Minori delle Marche ha chiesto l'archiviazione per due ragazzi minorenni indagati nell'inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in cui morirono sei persone. A quasi un anno dalla tragedia si è scoperto infatti che il 17enne, sospettato di aver spruzzato lo spray urticante, non era l'unico ad essere indagato. Dopo un anno dalla tragedia avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 alla Lanterna Azzurra di Corinaldo e che costò la vita a cinque ragazzini e a una mamma di 39 anni, il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione per due persone. Il primo, 17enne all'epoca dei fatti, è il giovane sospettato di aver usato lo spray al peperoncino, mentre dell'altro minore finora non si era saputo nulla. Per entrambi le ipotesi di reato formulate sono quelle di omicidio preterintenzionale e lesioni colpose e dolose. La posizione del 17enne residente a Senigallia e fermato in un'abitazione con altre due persone e un quantitativo di droga si era già alleggerita dopo che erano emerse testimonianze che gli davano un alibi per la notte della strage e soprattutto dopo l'arresto la scorsa estate della cosiddetta banda dello spray, sei giovani tra i 19 e i 22 anni residenti nel modenese che avrebbero innescato la calca alla Lanterna Azzurra usando la sostanza urticante per rubare catenine e monili nella confusione. Un modus operandi impiegato dal gruppo in tante altre occasioni e in varie località. Arrestato con loro anche un 65enne che avrebbe acquistato i preziosi rubati. Nel filone principale dell'inchiesta della Procura di Ancona ci sono poi ulteriori 17 persone le cui responsabilità sono legate alle condizioni di sicurezza e ai controlli dell'immobile usato come discoteca, tra loro i proprietari dello stabile, i gestori della discoteca e un addetto alla sicurezza. Si terranno domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Giuseppe al Porto i funerali di Ottavia Salvini, la 46enne fanese stroncata da un malore improvviso mentre passeggiava lungo la spiaggia dell'Arzilla a Fano. Un malore fatale ha tolto la vita ad Ottavia Lotti, la 46enne fanese, deceduta sabato scorso mentre passeggiava lungo la spiaggia dell'Arzilla. Improvvisamente si è accasciata sull'arenile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 allertati da un amico della donna. I sanitari giunti sul luogo hanno trovato la sbarra di accesso alle spiagge chiusa, non potendo accedere con l'autoambulanza, ma subito facilitati da un uomo che ha agevolato il soccorso aprendo la sbarra che si trova poco prima del sottopasso ferroviario. Normalmente la barra è sempre chiusa, sono gli operatori della spiaggia che hanno le chiavi di accesso per poter aprire questa sbarra. Nel periodo estivo è sempre chiusa, no? Nel periodo invernale io esattamente non lo so, normalmente è sempre chiusa, però non so se il comune ha fatto qualcosa per poter lasciarla aperta, insomma. Però normalmente è sempre chiusa la sbarra.
Possono aprire tutti quelli che hanno gli stabilimenti dalla parte di là, i bar, le attività commerciali. In più so che anche l'ASET ha le chiavi, perché al mattino, nel periodo estivo, per pulire la spiaggia passano con il camion. Il 118 ha praticato la rianimazione, impiegando anche adrenalina, per circa un'ora e mezza, ma le condizioni della 46enne erano molto gravi. La donna è stata trasportata in codice rosso al Santa Croce di Fano, ma i tentativi di rianimarla sono proseguiti senza nessun risultato. Ottavia godeva di ottima salute. Secondo il medico, potrebbe essere stata colpita da un infarto massivo oppure da un'aritmia grave, ma spetterà al medico legale accertarlo. Il magistrato ha disposto l'autopsia per verificare le cause precise della morte. L'episodio ha destato grande apprensione tra i frequentatori della spiaggia, che durante l'inverno praticano sport o portano a spasso il proprio cane, come faceva Ottavia, conosciuta da tutti come sportiva e amante delle passeggiate in riva al mare. La donna, che lavorava nell'ambito della consulenza della comunicazione commerciale, lascia un figlio di 15 anni e il marito. E adesso invece parliamo della morte, della scomparsa di Don Raffaele Mazzoli, giornalista e direttore emerito del settimanale interdiocesano Il Nuovo Amico, che aveva fondato nel 1972. Siamo profondamente addolorati, ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, esprimendo cordoglio a nome di tutta la comunità. Don Raffaele era stimato da tutti, nel suo percorso sacerdotale è stato un punto di riferimento per tanti pesaresi, contribuendo al dibattito sullo sviluppo della città, una voce autorevole e leale con valori profondi, ha detto Ricci, che mancherà a molti. Torniamo a parlare del maltempo, perché anche in questo fine settimana il Comune di Fano è stato impegnato, insieme ai volontari del Cibi Club Mattei, nel monitoraggio dei principali corsi d'acqua e delle zone del mare, in seguito all'allerta arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale. Oh! Mare ingrossato e gran parte dell'arenile mangiato dalla forza delle onde. Lo scenario provocato dal maltempo è stato simile a quello che si era presentato qualche giorno fa, quando le mareggiate avevano provocato l'erosione di gran parte della costa marchigiana, oltre che a danni ingenti agli stabilimenti balneari. Questo fine settimana, anche se senza particolari danni o segnalazioni, il litorale fanese è stato di nuovo flagellato dalle onde, arrivate, come in questo caso, fino all'anfiteatro Rastatt a Sassonia. Disagi anche in zona Arzilla, dove si è nuovamente allagato sotto passo ferroviario, e stamattina la situazione era ancora così. Visto l'avviso di condizioni meteo avverse con un'allerta diramata dalla Protezione Civile Regionale, i volontari del Cibi Club Mattei, in costante contatto con l'assessore Fanesi, sono stati impegnati nel monitoraggio dei principali corsi d'acqua e del lungomare. In particolare dalle ore 14 di domenica sino a questa mattina. Nelle prossime ore, secondo Trebimeteo, sono previste condizioni di tempo stabile, ma fino alla giornata di mercoledì, durante la quale è prevista una nuova perturbazione. La fase di maltempo, però, entrerà nel vivo dal nord-ovest, con qualche pioggia prevista nelle Marche entro la serata. Nei primi giorni di dicembre, invece, arriverà il freddo artico in Europa. Ancora prematuro, dicono gli esperti, stabilire la posizione del vortice dalla quale dipenderanno le precipitazioni, ma di certo porterà un calo termico e possibili episodi di neve sino a bassa quota. La Giunta Comunale di Pesaro ha approvato lo schema del bilancio di previsione 2020, non aumenteranno le tasse locali e sono stati confermati tutti i servizi per i più deboli, per i nidi, le scuole dell'infanzia, per le politiche culturali e turistiche. Rimoduliamo la tassa di soggiorno, ha detto Matteo Ricci, e aumentiamo le risorse per l'assistenza scolastica. E restiamo a Pesaro, perché ieri in Piazza del Popolo è stato acceso l'albero più illuminato d'Italia, con una cerimonia da record. L'ha seguita per noi Filippo Pucci. Quello dell'accensione dell'albero di Natale di Pesaro è ormai diventato un appuntamento fisso sia per i cittadini, ma anche per i numerosi intervenuti da fuori città.
Apertura ufficiale sabato scorso in Piazza del Popolo per la tanto attesa accensione e partenza degli eventi natalizi. Tra show di luci, giochi d'acqua, musica e coriandoli, la piazza si è animata quest'anno con l'accesso limitato a 3.500 persone che con cellulari alla mano hanno immortalato questo momento unico. La serata è stata anticipata dal racconto di una favola dedicata ai temi ambientali, scritta da Massimiliano Santini e animata dai disegni dei ragazzi del Mengaroni. A seguire, dal balcone del comune, è stata la volta della voce di Ilaria Urloni, sedicenne pesarese dell'Accademia di Musica Zero Crossing, che ha attirato l'attenzione della piazza. A luci spente, la sedicenne si è esibita sulle note di Can't Help Falling in Love, il brano reso celebre dalla versione di Elvis Presley che, insieme agli altri cantanti sul palco, hanno acceso le oltre 80.000 luci a LED disposte sull'albero più illuminato d'Italia. Davvero tantissima gente, un grande entusiasmo, ogni anno uno spettacolo nuovo, più bello, ed è la dimostrazione che questo è il periodo per noi molto importante dal punto di vista turistico, perché con la ruota, con i mercatini di Natale, questo è diventato uno dei momenti dell'anno più belli per visitare la nostra terra, e al tempo stesso questa manifestazione è davvero un biglietto da visita straordinario da mandare in tutto il mondo, una cartolina fatta di foto, fatta di video, fatta di emozioni, che dimostrano il grande cuore di Pesaro, la voglia di avere una città sempre più bella, sempre più ricca di eventi, piena di gente e di conseguenza più competitiva. Anche quest'anno, installata al centro della piazza, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà aperta per tutto il periodo natalizio. L'accesso a tutti, dai 3 anni ai 90 anni, quindi è aperta veramente a tutti. Uno spettacolo che ha incantato tutti i presenti, dai più piccoli ai più grandi. È stata molto bella, ha avuto una bella iniziativa, ricci, è stato molto bello anche lo spettacolo delle fontane. Molto bello anche chi ha creato il video, bello, ogni anno è un'emozione unica, ma veramente, proprio mi emoziona. Grande successo anche per il primo fine settimana di Natale a Monbaroccio. Praticamente sono state raddoppiate le presenze all'evento inaugurale. Grande successo per l'apertura di Natale a Monbaroccio. Nonostante le condizioni meteo non favorevoli, sono state due giornate piene di soddisfazioni e grandi emozioni. La manifestazione ha avuto il suo via con una grande carica grazie anche all'interpretazione dei Biancottoni Microband, che hanno emozionato il pubblico per le vie e piazza. Tantissime idee regalo rigorosamente artigianali. Lungo le vie invece i visitatori si sono immersi nelle tante attrazioni presenti, tra cui la casa di Babbo Natale e la pasticceria organizzata in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro. Quest'anno faremo questo laboratorio, tutte le volte che ci sarà questo... La manifestazione faremo nella casa di Babbo Natale a fare con i bambini biscotti alla frolla, li impasteremo con loro, faremo le varie formine, li decoreremo, li facciamo un po' vedere come si fanno i biscotti natalizi. A Monbaroccio non è mancato il profumo dei tanti sapori all'interno del chiostro, diversi prodotti enogastronomici tra cui miele, formaggi, salumi e tanto altro. Momento magico invece è arrivato con la neve che ha invaso Piazza Barocci, il fulcro centrale del borgo medievale. Siamo al doppio degli ingressi dello scorso anno come primo weekend, quindi uno straordinario successo che dimostra l'impegno e l'amore e la passione dei nostri volontari. Proseguiamo per altri due weekend, tantissime le attrattive soprattutto per i bambini. A Fano invece è stato posizionato questa mattina in piazza 20 Settembre l'albero di 15 metri che verrà acceso la prossima settimana durante uno spettacolo di musica e luci.
Sarà un mix tra cultura, divertimento e magia, il programma delle festività natalizie di Fano che è stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa in comune. Tre saranno i macro eventi principali, il primo dei quali l'appuntamento che darà il via ufficiale alle iniziative, domenica 1 dicembre alle ore 18 con l'accensione del grande albero in piazza 20 settembre. Al termine dello spettacolo di Ultrasound 20, l'abete si illuminerà e tutto il centro storico prenderà finalmente vita in un tripudio di luci e musica. Il secondo step del Natale Più sarà segnato dalla notte di Capodanno, sempre in piazza, con Radio Studio Più, DJ set e l'esibizione di Aiduci, con brani degli anni 2000, mentre il terzo appuntamento sarà quello del 6 gennaio con la festa della Befana. Il Natale Più, che si inserisce nel progetto provinciale del Natale che non ti aspetti, è stato organizzato grazie al coordinamento dell'amministrazione comunale e al braccio operativo della Proloco, assieme alle tante associazioni cittadine e con il supporto della Regione Marche. Sabato apriamo la via di Ciliegi dei Bambini, questa via che guarda un progetto veramente molto importante della città, la pista del ghiaccio e Brico Center Express. Poi domenica ore 18, piazza 20 settembre, la grande inaugurazione del Natale di Fano. E tante le novità, fra queste importanti collaborazioni con associazioni locali. Passaggi di Natale avrà 5 incontri importanti alla Memo e 1 anche al Teatro della Fortuna, l'ente carnevalesca con una giornata prettamente dedicata al Carnevale di Fano il 22 con Giuliano del Sorbo, una performance veramente importante. Altre domeniche dedicate ai cori gospel, dedicate al concerto di una scuola tra le note, ai bambini della nostra città che quindi prendono spazio sotto l'albero, e tutta una serie di eventi e attività. Quindi chi viene nella città trova musei e monumenti aperti, trova ogni angolo della città allestito, una città illuminata, trova fantastici progetti come il presepe di San Marco, come i presepi di Sabbia e come tantissime altre attività. In città intanto si lavora per allestire addobbi attrattive come la pista di pattinaggio sul ghiaccio che ritorna in piazza Veduti. Via Garibaldi invece ospiterà l'albero artistico di serie del Signore, mentre il centro di piazza 20 settembre l'abete donato da una famiglia fanese è posizionato questa mattina. L'albero è alto 15 metri dalla famiglia Talamelli Fabrizio, che si sta in via Europa al Poderino. Il Poderino è il nostro angolo di alberi di Natale, perché l'anno scorso sempre a 200 metri da questo qua, e quest'anno dobbiamo ringraziare perché ce l'ha donato, naturalmente l'ha donato a noi come Proloco, a questa bellissima città di Fano. Anna Proloco, braccio operativo, andiamo appunto su un'altra novità che è quella del trenino. Sì, esatto, Proloco, c'è stata questa unione, la collaborazione con Brico Center, e siamo riusciti a ottenere questo grande risultato di portare il trenino sulla città di Fano. Nella brochure c'è la piantina definitiva del percorso e del tragitto che farà esattamente il trenino, 30 minuti circa il suo percorso per collegare al meglio tutti i parcheggi della città di Fano con il centro storico. Vi ricordo che le immagini dello show d'apertura della festa in piazza 20 settembre a Fano, la nostra emittente Fano TV le trasmetterà in diretta in tutta la regione Marche. E adesso invece parliamo dello sport del fine settimana con la pagina dedicata appunto allo sport e curata da Matteo Del Vecchio. Settima sconfitta consecutiva per l'Alma, che perde a Vicenza il testa coda della 16ª giornata del campionato di Lega Pro. Troppo forte la capolista per il Fano, che regge solo per un'ora ed illude i tifosi all'ottavo, quando Baldini fugge sul lato sinistro e mette sul secondo palo una palla che Saidi insacca. Il Lane Rossi subisce il colpo e le uniche azioni degne di nota della prima frazione sono degli ospiti, con Baldini che al 18esimo e al 33esimo mette paura alla retroguardia biancorossa, che però riesce a sventare i pericoli andando a riposo sotto solo di un gol. Di tutt'altro tenore la ripresa, con il Vicenza che esce dagli spogliatoi con un piglio più aggressivo ed inizia a spingere, trovando il pari al 14esimo con Saraniti, che svetta di testa sulla punizione di Van de Putte. I Granata provano a resistere, ma la pressione locale si fa sempre più insistente e al 31esimo il neoentrato Marotta segna il tap-in vincente, ribadendo in rete un tiro cross di Giacomelli non trattenuto da Viscovo. E per l'ennesima volta dunque il Fano esce dal campo con tante pacche sulle spalle ma zero punti, e la classifica continua implacabile a segnare l'ultimo posto per i ragazzi di Fontana, che restano a 4 punti dalla zona salvezza,
con il derby di domenica prossima contro la Fermana, che assume così contorni fondamentali per il proseguo della stagione e potrebbe rappresentare l'ultima spiaggia per il tecnico fanese. Periodo poco felice anche per la Fano del calcio a 5, con Eta Beta che sabato incappa nella terza sconfitta consecutiva nel campionato di Serie B, vedendo assottigliarsi il gap con le inseguitrici. Al Palatrave finisce 5-3 per la Posa Bologna, con i padroni di casa apparsi anche in questa circostanza poco incisivi davanti e troppo sbadati dietro. Dopo il 2-2 del primo tempo è nella ripresa che gli ospiti costruiscono l'impresa, portandosi presto sul 4-2 e chiudendosi poi in difesa, respingendo ogni attacco dei Granata, che nel finale, nel tentativo di pareggiarla, subiscono in contropiede il gol del definitivo 5-3, che li fa scivolare ad un solo punto dai play-out e a 3 dalla retrocessione diretta. Ad esultare nel weekend sportivo è la Giban Virtus, che a Prata di Pordenone, nell'anticipo della sesta giornata di A3 di volley, sfata il tabù tie-break e vince per 3-2, trovando la prima vittoria esterna. Avanti di due set, i fanesi subiscono il rientro dei padroni di casa e sprecano così l'occasione di portarsi a casa l'intero bottino, ma riescono comunque a salire al quinto posto in classifica. Sono Bulfone e Ozzolins a suonare la carica per i virtussini, che nel quinto e decisivo parziale devono però ringraziare Cecato, che in battuta riesce a piazzare uno 0-7 che permette ai ragazzi di Radici di chiudere sul 15-10. Sabato amaro invece per la Serie B2 femminile APAV Calcinelli Lucrezia Griffata BCC Fano Pedini, che in trasferta sul campo della Blue Line Forlì esce sconfitta per 3-1. Rammarico per la squadra di coach Galli, che andata in vantaggio di un set non riesce a contenere la rimonta della forte squadra avversaria e a conquistare almeno un punto. La realtà sportiva fanese, che più di ogni altra sta attraversando il momento di forma migliore, è senza dubbio quella della palla ovale, con il Fano che espugna San Benedetto, centra la quinta vittoria di fila e si piazza al primo posto della classifica di C1. Il big match della quinta giornata sorride ai ragazzi di Walter Colaià come Franco Tonelli, che grazie al 18-29 di ieri volano al comando e mettono una seria ipoteca sulla disputa dei play-off, al quale accederanno le squadre che al termine della regular season occuperanno i primi tre posti della graduatoria. Mattatore di giornata è Matteo Fulvio Golini, autore di 4 mete che permettono ai rossoblù, grazie anche ai 9 punti di Stefano Rossolini, di portare a 3 il margine di vantaggio sui rivieraschi e a 11 su Pescara, attualmente terza forza del girone. E con queste grida di esultanza chiudiamo la pagina sportiva e invece apriamo l'album di Fano TV. Tra i tantissimi nostri telespettatori ci sono anche quelli che festeggiano gli anni di matrimonio, come in questo caso fanno Tina Mattioli e Adelmo Spadoni di Bellocchi di Fano, che festeggiano 60 anni di matrimonio. Naturalmente gli auguri da parte di tutti i familiari e anche noi della redazione di Fano TV. Allora, state qua sul canale 17 perché dopo le previsioni del tempo e la pubblicità torneremo in diretta per Primo Cittadino. Ospite questa sera sarà il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, e queste sono le coordinate per mettersi in contatto con il Primo Cittadino. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito. Ci vediamo domani mattina alle 7 con la rassegna stampa Occhio ai Giornali. Arrivederci. 5, 4,